Adesso parliamo di giardini davvero. Quello che è importante dire, come già Filippo Pozzi aveva introdotto, il giardino è un organismo vivente. Se poi gli aggiungiamo il fatto che vive da molti secoli e molte sono le discipline che sono al suo interno, abbiamo una vaga idea della loro complessità. Questo qua ad esempio è uno dei giardini abbastanza iconici dal punto di vista della complessità, sono 8 ettari dove al suo interno c'è di tutto, naturalmente ci sono costruzioni, ci sono boschi, ci sono alberature importanti, ci sono edifici, ci sono statue, ci sono fontane, ci sono grotte, ci sono sistemi d'acqua complessi, di laghi al chiuso e laghi all'aperto. Presentare quali e quante competenze devono poi contribuire alla gestione di un territorio, perché adesso parliamo di giardini storici, parliamo di parchi storici, parliamo di territorio, comunque ci dà l'idea come tutti abbiamo un pezzettino e tutti dobbiamo ascoltare gli altri. Questo secondo me è un po' il discorso dell'ascolto, cioè dobbiamo essere pronti ad ascoltare quello che gli altri ci propongono. Va bene, accogliamo con grande favore il fatto che siamo qua nella quarantina, però ci stanno seguendo i 500, e 500 perché purtroppo la piattaforma non ammette più persone, quindi speriamo in futuro di poter avere la piattaforma che accoglie tutti quelli che vogliono partecipare. Ma anche questo dà molto entusiasmo e molta voglia di volontà di fare, cioè questi incontri così in misti, in presenza e webinar, ci permette comunque di trovarci chi ha più fortuna, più vicino, e anche un po' razionalizzare gli spostamenti, e poi a quelli anche molto più lontani comunque di seguire i lavori e di partecipare ai lavori. Noi abbiamo tanti colleghi che ci seguono dalla Sicilia, dalla Sardegna, dalla Puglia, e questo comunque insomma, è una soddisfazione. Di un'esperienza che ho fatto proprio in Francia, nei giardini dove mai pensavo di andare a finire, e invece questo sogno che avevo si è avverato grazie a un corso per giardinieri specializzati in giardini storici. È stato citato più volte il PNRR, questi finanziamenti oltre alle progettazioni comprendono, se non sbaglio, 10 milioni per l'attivazione dei corsi, che come abbiamo visto nell'intervento della professoressa Cazzani, di produzione. Infatti questo legame deve essere inscindibile. Cos'era successo? Praticamente Luigi XIV viene a sapere di questo giardino, viene invitato a un evento e poi se ne va arrabbiato, invidioso di ciò che aveva visto, e praticamente un gruppo di moschettieri arriva, bussa alla porta di Nicolas Fouquet e praticamente viene imprigionato e non tornerà nel suo castello, perché aveva osato sfidare Luigi XIV. Questa ovviamente è la vista della Reggia, quindi stiamo parlando dell'area più prossima all'edificio principale. Ci sono ovviamente numerose fontane e se ne occupa un servizio specifico, e sono i fontanieri, cioè delle persone formate sulle fontane. Non so se in Italia ci sono molte figure esperte in giochi d'acqua, comunque non il classico idraulico, ma delle persone che si occupano di idraulica specifica in ambito storico. Più famosa con tutti gli agrumi di cui si è parlato prima, che vengono ricoverati dentro quei portoni enormi che vedete, prima del periodo invernale ovviamente, perché sono piante delicate che non resistono alle basse temperature. Poi il castello Beccaria, la prima cosa che insomma, ho consigliato ai proprietari quando li ho conosciuti, perché non mettiamo dei vasi di agrumi. Infatti li avete visti entrando, senza quelli l'effetto sarebbe completamente diverso. Ecco, poi le fontane, addirittura in alcuni casi i giardinieri hanno il compito di accendere in alcune occasioni. C'è un sistema ancora antico per farle funzionare, è una chiave a lira, una specie di tubo fatto a Y che permette di andare sottoterra dove c'è un chiusino, un tombino dove si apre così il rubinetto dell'acqua, proprio quello originale,
per fare in modo che avvenga così lo spettacolo d'acqua, rievocando ovviamente ciò che avveniva. Possiamo tornare indietro, Lina. Eccola lì, questa è la chiave a lira, quella a sinistra. Ci hanno mostrato anche tutti i sotterranei, quindi sotto c'è un altro mondo che ci permette di vedere tutti, insomma, tutti i tubi che stanno sotto le fontane. Ci sono delle persone che vanno a controllare, per poi effettuare le piantagioni con delle piante annuali o perenni che variano sempre, non si mettono sempre le solite piante, ma possono esserci dei temi. In questo caso si è preso proprio un'opera di Jean Cotel e si è tentato di reinterpretare questa opera pittorica quali fossero le specie, o comunque, se diamo un'occhiata alle specie che abbiamo utilizzato in questi parterre, non potevano essere cronologicamente quelle, ma come ha detto Federico prima, a volte l'importante è anche avere l'aspetto, comunque, se non cromatico, ma anche di giocare con le tessiture delle foglie, e poi si collocano in modo molto sistematico e schematico tutte le fioriture.